Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di sguardi. Lo facciamo con la nostra ospite, Claudia Boi, designer proprio di sguardi. Claudia, buongiorno. Buongiorno Elisabetta. Domanda veramente interessante, soprattutto per il pubblico femminile. Come si può valorizzare il nostro sguardo? Allora Elisabetta, partiamo da un presupposto che valorizzare uno sguardo parte sempre dallo studio dell'intero viso, ma anche dallo studio della personalità della persona che ho di fronte. Perché le nostre sopracciglia, l'abbiamo ormai visto tutti nel 2020, quando è scoppiata la pandemia, abbiamo capito quanto le sopracciglia possano comunicare e lo sguardo comunichi senza aver tutto il resto del viso visibile. Per valorizzarlo ci sono tanti trattamenti che si possono eseguire partendo dal più semplice in assoluto, che possiamo fare anche tutti quanti a casa, che è la pulizia delle sopracciglia, fatta con criterio, quindi non uno spizzettamento folle fatto appena si vede il primo peletto che esce, ma proprio dopo aver studiato e visto qual è il nostro viso, qual è la morfologia di questo viso e anche la personalità di quella persona. L'esempio, può essere anche quello della persona che ha le sopracciglia magari giuste per quel determinato viso morfologicamente. Abbiamo delle sopracciglia magari tondeggianti, un po' verso il basso, che facciamo l'esempio che su quel viso sta molto bene. Però quella persona è estremamente estroversa, estremamente allegra, con una personalità molto spiccata. Quelle sopracciglia non valorizzeranno mai quella persona, perché in linea di massima le sopracciglia leggermente tondeggianti verso il basso danno un aspetto un po' più spento, diciamo, al volto. E quindi quella persona non sarà mai valorizzata da quelle sopracciglia, anche se magari a livello morfologico, potrebbe anche starci. Però un aspetto che mi piace sottolineare prima di salutarci è quello che noi stiamo parlando, passami il termine, apparentemente di cose estetiche, perché in realtà anche un particolare come il sopracciglio incide a livello molto più profondo anche di autostima. Assolutamente sì. Allora, ci sono situazioni in cui le sopracciglia elevano, diciamo, l'autostima di una persona, perché pensa semplicemente al fatto che le sopracciglia danno tanta caratteristica al nostro volto e immaginiamo di o non averle più per problematiche magari di salute, o comunque di ritrovarci con delle sopracciglia sbagliate che enfatizzano determinate situazioni in cui magari ci troviamo. Io, senza fare esempi magari di clienti che hanno avuto appunto problematiche di salute, come situazioni di chimioterapia, radioterapia, eccetera, che in quei casi là è una necessità proprio rivedersi con le sopracciglia e dare caratterizzazione al proprio volto. Ma io ti parlo della mia esperienza personale. Io ho avuto dei problemi di salute in passato e vedermi con delle sopracciglia che per me erano sbagliate, per il mio volto erano sbagliate, enfatizzavano ancora di più quella sensazione in cui io mi trovavo. Io potevo stare struccata, essere magari super a terra, a livello fisico, però aver poi modificato le mie sopracciglia mi faceva sentire un po' più up, come dire, un po' più su rispetto a come invece mi sentivo comunque a livello fisico, ok? Quindi riuscivo a reagire in modo diverso perché mi vedevo un po' meglio. So che può sembrare vanitoso, ecco, non mi veniva il termine, però invece era proprio un'esigenza, ok? Di vedermi bene per potermi dare la spinta per affrontare le giornate, anche se a livello fisico non è che avessi poi tutta quella voglia di farlo, ecco.